Sapete che c'è modo, recitando i rosari così, per il Papa di ricordarsi di tutto il mondo. Sapete dove metto i bambini, per esempio? I bambini, non solamente i figli dei cattolici o dei non cattolici, ma tutti quanti i bambini. Quando sono al terzo mistero e davanti a Gesù che nasce, appare bambino e inizia quello che è il grande compito dell'unione della divinità con l'umanità, del cielo con la terra. Io quelle 10 Ave Marie le dico per tutti i bambini che sono nati nelle 24 ore prima che cominci il mio rosario. Quindi è una piccola confidenza, appena un bambino nasce, quello ha la preghiera del Papa per sé. Perché penso che non ci sia niente così dolce in una famiglia come l'innocenza di un bambino, e così sta bene che passi almeno per la bocca di uno che ha il compito di rappresentare questa, ufficialmente questa unione dell'uomo, dell'anima con Dio, e che li ricorda bene. Poi, d'altro cosa volete che io vi aggiungo? È più importante per chi si trova al posto mio saper tacere che saper parlare. E parlare con misura, parlare con garbo, parlare con rispetto per tutti gli altri. E si dice, ma il Papa rappresenta, diciamo, il governo, per così dire, la direzione della Chiesa Cattolica. Ma per sé, se andate al fondo, se credete nel Vangelo, e se ritenete che sia degno di rispetto anche per l'esperienza di 20 secoli, non si può negare che il compito del Papa non è chiuso unicamente a quelli che hanno la professione, diciamo, cristiana e cattolica particolarmente, ma il cuore suo deve espandersi. Se rappresenta nostro Signore Gesù Cristo, evidentemente lo deve rappresentare in tutto.